Diamo il benvenuto a voi che siete venuti, ringraziamo anche i professori che hanno scelto di venire, chiesto insomma di venire qua e siamo ben felici di ospitare questa presentazione del libro. Direi solo due parole su questo centro, brevi brevi perché non è l'argomento della serata. Comunque noi ci chiamiamo, siamo un centro culturale cattolico che ci proponiamo proprio il dialogo tra credenti e non credenti, quindi una specie di cortile dei gentili che è nato prima dell'idea del cortile dei gentili. E quindi abbiamo delle iniziative culturali 2 o 3 volte al mese, di sera, vengono, a volte è venuto anche il professor Tartaglia con argomenti su scienza e fede o altri argomenti attinenti, che avevano qualche attinenza anche con i problemi della fede cristiana, oppure psicologi o biblisti, cioè, insomma comunque c'è una serie di incontri di questo genere. E poi facciamo degli incontri anche più informali, proprio in cui qualsiasi persona può venire a dialogare a giovedì pomeriggio, sempre serale, dialogare, porre domande, esprimere le sue incertezze, le sue controbattere, eccetera, molto liberamente. E quindi se volete comunque altre informazioni, al banco ci sono dei Declan. Che cos'è la felicità, ecco, che parlano del nostro centro e c'è anche l'argomento, c'è già il programma di dicembre che avremo, se volete lo potete prendere. Se qualcuno vuole essere informato sempre sulle iniziative che facciamo di volta in volta, non ha che da compilare, da scriverci, insomma, la mail su quei foglietti bianchi che ci sono sempre lì al banco. Possibilmente in stampatello, perché è già successo che delle mail poi non sono riuscita a decifrarle, quindi purtroppo non ho potuto inserirle nella lista. Adesso tocca. Allora, io inizierei con la presentazione degli autori, forse non c'è bisogno, comunque sono due professori, forse già li conoscete, del Politecnico di Torino. Professor Del Santo dovrebbe essere in pensione, mi ha detto. Io Sì, non avevo capito ma ormai siamo tutti e che. due in pensione, Ah, quindi anche se lui. posso dirlo, no? Ah, anche allora benissimo, io pure sono in pensione. Comunque, sono professori di fisica e hanno intrapreso un bel percorso dialogico. In cui dibattono appunto i temi che riguardano la scienza e la fede e che hanno poi raccolto in questo libro Il risveglio di Sigismondo, questo libro che avete visto all'inizio, di cui ci sono alcune copie là in fondo per chi volesse acquistare. Ho trovato molto significativo che abbiano dedicato questo testo a Papa Francesco. Perché sappiamo, no, che recentemente Papa Francesco ha avuto un dialogo con Eugenio Scalfari e quindi è quello che penso che fosse stata la scintilla, no, che vi ha mosso. Ecco. E quindi è un dialogo che è emblematico di tutti i dialoghi, del dialogo classico, tra virgolette, tra il laico e il credente, cioè un credente e un non credente. E in questo caso, o agnostico, no? Che dir si voglia, perché forse il professor De Santo si è Io dichiarato più agnostico preferisco che dichiararmi non credente. agnostico. Ecco, difatti voi lo dite apertamente in questo testo, lui, il professor De Santo, si dichiara agnostico e il professor Tartaglia credente. Io ho pensato di partire dalle conclusioni dei due relatori, ho preso ho tratto un brano dalla conclusione, dal professor Del Santo ho preso questo, che tra l'altro si è dichiarato deluso per non aver recepito delle positività da questo Beh, no, dialogo, il no? dialogo è Io ho letto stato quello. molto, l'ho trovato molto stimolante, molto interessante, tutto. Però io mi aspettavo non soltanto una difesa, Ah. ma qualcosa proprio di exciting, no? Qualcosa Sì. che di vivace, qualcosa che ti faccia venire voglia anche di credere, e in particolare di credere in quello che appunto il mio collega crede, no?
perché noi viviamo in un mondo, in particolare in questi ultimi anni, che è così estremamente stimolante. Abbiamo con computer, Google, eccetera, eccetera, così tante cose nuove, no? E allora sentir parlare della buona novella, qualcosa di 2000 anni fa, no? E allo stesso tempo sentire praticamente tutto si riduce a dire beh sì, uno può anche essere credente, uno può anche, diciamo, ammettendo questo mistero, questo, quest'altro, vabbè, uno ci può anche credere, no? Questo mi ha fatto venire in mente, poi smetto. C'è un famoso cartoon, no? Una vignetta, in cui c'è un matematico che scrive una quantità di grandi formuloni sulla lavagna, e poi a un certo punto c'è scritto, e qui capita un miracolo, no? E poi dopo la conclusione, quindi un bellissimo risultato di fisica. Vabbè, insomma. Comunque, io ho colto dalla conclusione del professor De Santo questo brano, che ho un po' sintetizzato comunque. La buona novella è il progresso scientifico e tecnologico. Buona novella di cui si stava parlando, cioè il Vangelo, no? Immagino, buona novella, buona notizia. Non la storia colma di misteri e di incongruenze della croce e della risurrezione. Poi, poche righe più avanti, tale storia è basata su testi antichi inaffidabili e chiaramente mitologici, e più ancora sull'interpretazione di tali testi, portata avanti nei secoli dai papi preoccupati più che altro di mantenere il loro potere. Poi, andando avanti, ancora, se ci chiediamo per quali ragioni le religioni hanno avuto una così profonda presa sull'umanità, ci accorgiamo che una di queste è certamente il bisogno di essere insieme, di riunirsi per non trovarsi soli davanti al mistero della nostra esistenza. Qui mi sembra il clou di quello che lei voleva scrivere nella conclusione. Il significato etimologico della parola chiesa, sapete che è assemblea, no? Riunione, adunanza, e questo è ciò che manca a un ateo o un agnostico, cioè l'ateo, l'agnostico, dichiara lui, manca, non riesce a vivere questa esperienza di comunione con altri. Esatto. Mi sembra di aver colto. Invece dal professor Tartaglia avrei preso alcuni pensieri che mi sono sembrati, come dire, se sono veramente, ho colto quello che era il clou di quello che voleva dire. Il problema del senso delle cose non può essere eluso, cioè quindi si è incentrato più sul senso del vivere o di tante cose di cui si parla nel libro. L'orizzonte non scompare se evitiamo di guardarlo, e ciò che sta oltre l'orizzonte non riusciamo comunque a vederlo. Sceglieremo noi come regolarci a questo punto. Una risposta è quella di scegliere appunto di credere ad un messaggio tramandato fino ad oggi, e che dice che qualcuno in questo caso era il corsivo, è venuto a indicarci la strada per arrivare dove da soli non potremmo arrivare. Qui ho notato, tutti e due avete parlato quindi di Gesù Cristo, sotto un certo modo lei la chiama la storia basata su testi antichi inaffidabili, la storia della croce e risurrezione, e lui l'ha chiamato come qualcuno che è venuto ad indicarci la strada. Per arrivare da soli, dove per arrivare da soli non potremo arrivare. E più avanti, è in certo senso buffo usare l'inadeguatezza umana per contestare una fede che parte proprio dal riconoscimento dell'inadeguatezza umana come irrimediabile, a meno che non venga qualcuno a porvi rimedio per mezzo di strumenti, categorie tutt'altro che scientifici, come l'amore, la misericordia, il perdono. Alla fin fine ciascuno sta di fronte alle proprie scelte. La ragione, lungi dal rimuovere l'esistenza di una nostra personale assunzione di responsabilità, ci pone di fronte ad un cerchio che non si chiude, al mistero, riconoscendolo per tale, e lì si ferma. A noi tentare di fare passi ulteriori, ma riusciremo a procedere solo se accompagnati. Quindi, poi alla fine mi piacerebbe
diciamo voi offriste a chi a tutti noi proprio una conclusione vera, ma sulla vostra esperienza, non vista da me, ma vista da voi. Questa lo vedrei come una cosa finale. Io devo proprio dire che da questa lettura di questo testo ho ricavato comunque un esempio piacevolissimo di capacità di dialogo, di tolleranza delle idee altrui, di vedere come sia proprio possibile dialogare in certi momenti anche in modo abbastanza accanito, diciamo non tanto indulgente nei confronti dell'interlocutore, ma però senza mai tentare di prevaricare, di prevalere di cose. Questo l'ho trovato una cosa molto bella, al di là proprio che dimostra come sia possibile dialogare senza una cosa che tra l'altro è molto difficile nel mondo d'oggi, lo vediamo, basta accendere la televisione, vedere una domanda politica, un consiglio regionale, ecco, il consiglio regionale del Piemonte, e vediamo subito l'incapacità, ma poi lo vediamo, è già ormai una storia, che l'incapacità in questa nostra cultura, in questa nostra società, il dialogo sta diventando una cosa veramente rara e preziosa. E quindi questa è un'esperienza invece intrigante su questo aspetto. E poi adesso per far parlare un po' loro, perché io mi sono stufata, vorrei porre alcune domande. E beh, se non ci mettiamo un po' di con allegria. Dunque, ho preparato alcune domande. La prima è questa. Che cosa vi ha spinto, anzitutto, partire di lì, a cimentarvi in questa impresa, a fortunatamente cimentarvi in questa impresa? Direi che ognuno dia la sua risposta, direi un tempo... La mia risposta è rapidissima. Quello che mi ha spinto a cimentarmi in questa impresa è stato lui. Adesso l'unica dirà che è stato lei. In tante cose siamo, effettivamente andiamo d'accordo. Io ho ragione, sono stato io, no? E la ragione è stata in realtà il libro che lui ha scritto, Il dito e la luna. La luna è... no, Il dito e la luna. La a parte il titolo molto avvincente, io ho letto il libro, mi è piaciuto molto, e dato che per me il problema religioso è sempre stato qualcosa che ho sentito molto, per una ragione molto semplice, perché nella mia famiglia, la mia famiglia era profondamente religiosa. Quindi fino ai 15-20 anni non c'era neanche la possibilità di un dubbio in casa, perché era una cosa connaturata, no? Poi ho cominciato a riflettere, a leggere tante cose e ho cominciato ad avere dei dubbi e a studiare il problema in modo serio, no? E non è stata una cosa facile. Ci ho messo, sarà che sono particolarmente lento, ma ci ho messo 10 anni per cambiare idea, e in questi 10 anni ho anche sofferto molto, no? E allora il problema religioso è sempre stato qualcosa che mi ha interessato, e quindi l'opportunità di poter parlare con una persona con cui, avendo appunto il mio stesso background di fisico e tutto, è possibile fare un dialogo che abbia senso. Essendo lui, diciamo, cattolico, credente, le posizioni sono estremamente chiare, e quindi il dialogo si può fare e si è fatto molto bene, e allora ho sfruttato l'opportunità, ecco. Sì, no, per parte mia vale il fatto che effettivamente avevo già scritto quell'altro libro, ma comunque questa sua proposta l'ho considerata molto positivamente, perché intorno a noi abbiamo periodicamente una recrudescenza del dibattito, che sarebbe un'ottima cosa, ma soprattutto dello scontro tra posizioni di credenti e non credenti. E quando si tratta di scontro, diciamo che alla fine chi ne scapita è anche semplicemente la razionalità. A me disturba molto il fatto che si voglia difendere la ragione o la scienza in modo irrazionale, come a volte secondo me avviene. Sull'altro versante c'è la difesa a priori di qualsiasi cosa, insomma, quando si arriva allo scontro si perde di vista letteralmente il lume della ragione. Allora, a me questo disturba parecchio.
fatto di intervenire in un dibattito che a volte si svolgeva sui giornali o attraverso i libri, ma i libri intesi come oggetti commerciali soprattutto, che si vendono bene, allora siccome l'argomento tira io scrivo un libro, questo mi disturbava molto. Per cui l'esigenza, io l'avvertivo, l'avverto ancora, è quella di riuscire a provare a fermarsi e a esporre le argomentazioni che ciascuno ha per se stesso, anche agli altri, poi ognuno decide se sono accettabili o non accettabili, ma lavorare esponendo argomentazioni. Come qualche volta ci è capitato già in questi incontri qui, va a finire che quello che è più attaccato alla dimensione razionale, finisco per essere io in queste cose qua, no? Perché io dico che le argomentazioni devono essere conseguenziali dall'inizio fino alla fine, se possono, e bisogna definire esattamente dove possono arrivare e definire con chiarezza che cosa non possono raggiungere. Questo è il presupposto. Poi le conclusioni delle conclusioni, al di là di quelle che sono formali, logico-formali e così via, sono la questione umana, vera, no? Uno deve decidere un attimino qual è la posizione che lui ritiene credibile, non dimostrabile, credibile, che è una cosa diversa. E questo è il punto. Ma bisogna però evitare che quella decisione sia inficiata, inquinata da un mare di altre cose, legate alla convenienza del momento, alla simpatia o antipatia dell'interlocutore, al peso della storia che è terrificante. Allora, proviamo a fare un lavoro sistematico per mettere da parte tutte queste cose che ingombrano il cammino, e a quel punto partiamo di lì e vediamo cosa riusciamo a fare. Questa è un po' l'idea iniziale. Benissimo. Potrei aggiungere ancora una cosa, che oltre al rischio dello scontro, forse persino più insidioso è quello di parlare per slogan. Certo. Cioè certe frasi fatte, certe parole che in un certo senso uno dice quella parola lì, e quella parola lì è talmente importante, talmente grossa, che tutti gli altri devono stare zitti, no? Ecco, noi questo abbiamo cercato assolutamente in nessun caso di prevaricare, di cercare di... abbiamo cercato di fare il nostro lavoro onestamente. Sì, no? Sì, la parte di quello che notavo. E poi abbiamo anche avuto un po' l'idea di una specie di giallo filosofico, religioso, no? Quella di come mai, partendo entrambi da una stessa educazione religiosa e così via, facendo gli stessi studi, addirittura lo stesso lavoro, eccetera, eccetera, siamo a un certo punto arrivati a conclusioni opposte. Quindi questa era anche un po' la curiosità di capire come mai siamo arrivati a questa divergenza. Sì, è interessante un aspetto che non è la prima volta che viene osservato, non è originale, però abbiamo questa formazione comune, eccetera. Sicuramente io ho avuto una formazione meno cattolica della sua. Forse quello. Cioè, questo è un elemento che a volte va considerato. Nel senso che sì, i miei erano credenti cattolici, come lo è la gente media, normale, mia madre di origine contadina, mio papà veniva dal sud, un paesino dell'Irpinia, ed era entrato in polizia, cioè per dire, socialmente non sono le classi neanche medie, insomma, il livello basso. Ovviamente cattolici, ma voglio dire, non particolarmente più di tanto, come lo sono tutti, come dire, no? Nella campagna di un tempo ovviamente tutti erano cattolici, tutti andavano a messa, magari come succedeva nelle campagne nostre ma anche altrove, gli uomini andavano a messa fuori dalla chiesa a chiacchierare, a parlare delle feste e via, le donne andavano dentro con il velo a recitare. Allora, cattolici in quel senso lì. Io sono venuto su in un ambiente di quel genere lì, senza avere nessuna spinta particolare in un senso o nell'altro, punto. Dopodiché ho fatto il mio percorso e ho tratto le mie conclusioni abbastanza presto, per la verità, cioè da ragazzo. Poi è chiaro che le sistematizzazioni vengono dopo, no? Però, come dire, la scelta è avvenuta abbastanza presto, senza pressioni di nessun tipo, cioè non ero obbligato, anzi, l'essere troppo problematico su questo negli ambienti ordinari dice, ma che problemi ti fai? Cioè non è il caso di porsi certi problemi. Quindi il mio punto di partenza da questo punto di vista non è stato, come dire, indirizzato
particolarmente in questa direzione. Quindi questo ci direbbe che non è tanto l'educazione che si è ricevuta, ma è piuttosto un percorso. No, dico, può esserci, però ci deve essere tutto un percorso che questo personale di ricerca che tutti e due tra l'altro avete fatto e che quindi sì, è legato ad altri fattori, delle cose più interiormente. Quello senza dubbio. Io direi che magari dovrebbe indurre una riflessione su che cosa sia l'educazione, perché secondo me è un fattore molto importante. Però l'educazione in senso tradizionale è quello di avere uno che è autorevole perché è maggiore tuo, il suo genitore e altro, che essendo più autorevole ti dice che cosa devi fare. Quella non è educazione, è un'altra cosa, è un condizionamento. Tu entri in una certa società, tutti fanno così, prendi la piega e fai come gli altri. Questa non è l'educazione, questo dovrebbe valere anche per la scuola. L'educazione al contrario è di fornirti strumenti che non hai e stimolarti poi a crescere tu, no? Questo non è più complicato fare questo. Sì, perché poi si interseca con tutta la, diciamo, proprio il cammino proprio personale, le scelte personali, chiaro, che si fanno, certo, le esperienze che ci hanno nella vita, cioè, tantissimo, certo. Non è così semplice poter. Allora, io vorrei, uno dei due, magari due parole sul titolo, perché avete scelto questo titolo, Risveglio di Sigismondo? Chi è? Sono stato io, ho avuto questa idea, no? Perché si cercava un titolo che non fosse proprio scienze e fede o del genere, un pochino di fantasia. E allora mi è venuto in mente il dramma di Pedro Calderón della Barca, di appunto La vita e il sogno, no? Già il titolo La vita e il sogno è molto affascinante, e il dramma mi è piaciuto, ma soprattutto l'idea che c'è dietro, no? Dico due parole solo su questo dramma, no? Il re di Polonia, esperto astrologo, legge nelle stelle che il figlio diventerà un tiranno sanguinario. E allora, per evitare una cosa del genere, decide di rinchiuderlo fin dalla nascita in una torre. E quindi rimane in prigione in questa orribile torre finché, verso i 12-13 anni, il padre comincia a sentire un po' di rimorso e dire: ma proviamo a dargli una possibilità. No? E allora lo fa addormentare e trovare il mattino dopo nel palazzo. Naturalmente questo felice, tutti questi agi, tutto meraviglioso, però dopo poche ore comincia a chiedersi: ma perché mio padre mi ha fatto vivere in quell'orribile torre tutti questi anni? E allora, furioso per questo oltraggio, comincia a comportarsi male, a trattare male tutti, e così il padre decide di farlo di nuovo tornare alla torre. No? Lo fa di nuovo addormentare, il mattino dopo lui si risveglia nella torre e non riesce a capire, ma quel giorno che io ho passato in un posto così meraviglioso, ma l'ho passato davvero o è stato solamente un sogno? No? E quindi noi non è che abbiamo un secondo risveglio o cose del genere, però anche noi dobbiamo chiederci come mai noi siamo qui, così come Sigismondo si chiede come mai si trova nella torre, se quello che ha visto era vero oppure era un sogno. Anche noi, vedendo questo universo così meraviglioso e allo stesso tempo così crudele, dobbiamo chiederci: ma chi siamo? Cosa facciamo? Perché siamo qui? E tante altre domande. E quindi a queste domande abbiamo cercato di rispondere. Grazie. Io ho notato nei primi due capitoli, poi questo è un tema che va avanti, diciamo, però c'è proprio un punto, mi sono segnata, che forse lei ha già toccato, se dovessi dire. In pratica, i primi due capitoli, tra l'altro volevo dire una cosa, che sono molto, tutto il libro, ogni capitolo è preceduto da due citazioni di autore, che ovviamente sono contrastanti, di segno più o segno meno, però sono molto, danno una bella chiave di lettura, cioè sono molto ben centrate col tema che vogliono spiegare. Comunque, i primi due capitoli che riguardano Dio, la sua identificazione in quanto
si tratta di una realtà personale oppure no? Poi non so, si parla già dai primi due capitoli, emergono molto chiaramente le due posizioni discordanti. E ho notato proprio semplificando molto, poi correggetemi se sbaglio, perché siete voi che l'avete fatto e potrei interpretare anche non correttamente alcune cose. Mi sembra che la sua rispecchi un po' quella di Feuerbach, che, per cui l'uomo si sarebbe creato un Dio in quanto ne ha bisogno, ha bisogno di protezione, cose di questo genere. Mentre il professor Tartaglia sostiene, cioè, mentre la prima posizione sarebbe l'uomo crea Dio, semplificando, invece Dio, persona, crea l'uomo e tutte le realtà, la realtà esistente. Io vorrei capire, sentire da voi, cioè, perché lo spiegate abbastanza bene nel libro, il ruolo della ragione, è questo che ho già toccato, il ruolo della ragione in tutto questo, e se questo ruolo sia sufficiente per un cammino di questo tipo. Chiaramente io parto dall'idea, anche parte di penso di esserci arrivato, che effettivamente su un tema come quello del senso dato da un soggetto, di un soggetto esterno, che crea ciò che prima non esisteva, l'universo intero, l'affrontare quel problema lì non è un qualcosa che si possa fare usando lo strumento che è quello razionale. Lo strumento razionale perché non ce la fa? Per secoli e secoli diciamo che si è in realtà perseguita l'idea che la ragione era la base attraverso la quale si poteva spiegare e giustificare la fede. Quello che dico io è che in realtà questa spinta a introdurre strumenti razionali il più possibile nella dimensione di fede è una spinta che viene dalla cultura greca. La cultura, diciamo, ebraica e poi cristiana inizialmente non ha questa esigenza di, come dire, razionalizzare tutto l'insieme, no? Il modo di sentire di gran parte delle culture del mondo, incluso oggi, non è quella del dover metterci la ragione a tutti i costi dappertutto. Quello è tipico dello sviluppo del pensiero greco, no? Che appunto è un pensiero basato su criteri logici e che cerca di interpretare la realtà in maniera ancorata alle cose, e questo dovrebbe essere Aristotele, oppure dicendo le cose sono imperfette per definizione, ci deve essere un mondo perfettamente logico, quello di Platone, delle idee e quello di Platone. Dopodiché questa roba qui si è mescolata con lo sviluppo del cristianesimo e della riflessione teologica, è diventata teologia scientifica nel Medioevo. San Tommaso è un teologo scienziato, cioè metto la logica, Aristotele sostanzialmente antica, nelle definizioni della fede. Questa strada ha una motivazione storica, come tre quarti di quello che avviene di per sé, ma poi alla fine sbatte contro degli ostacoli che non riesce a superare. Per esempio, tipico, ne abbiamo parlato anche in alcuni punti, la storia della dimostrazione dell'esistenza di Dio per via logica, no? E ci hanno provato in tanti, in vario modo, no? Quelli che allora, noi oggi diciamo ai teologi del Medioevo, quelli erano gli scienziati del tempo, voglio dire la scienza come forma del sapere, una branca della filosofia, lo è stata fino al 1600, poi si è autonomizzata, no? Ora, quella strada lì, ingenua in qualche misura, in realtà, analizzata con gli strumenti della logica, logica matematica, dimostra facilmente che tu riesci a dimostrare un assunto se lo poni, se arrivi a una conclusione che era già contenuta nella premessa, cioè in sostanza tu implicitamente dici che Dio esiste, dopodiché fai una serie di passaggi logici che arrivano a dimostrare che Dio esiste perché necessariamente che esista. È un circolo vizioso, non dimostri niente, cioè nessuno viene convinto da una dimostrazione come quella, no? Quindi quel risultato non lo raggiunge attraverso la ragione. Ma io non voglio farla troppo lunga. Ho un'altra argomentazione di tipo evoluzionista, darwiniano, per dire che è normale, è ovvio che la ragione non riesca a spiegare tutto. E qual è questa argomentazione darwiniana? Noi siamo evoluti su questo pianeta, nelle condizioni di questo pianeta.
Parliamo della parte fisica, ma la ragione è, diciamo, una funzione della mente umana, comunque correlata anche alla nostra fisicità, no? Bene, i nostri sensi sono tarati, come gli strumenti, sulle condizioni del contesto in cui siamo cresciuti come specie umana, non solo come singolo essere umano. Quindi i nostri occhi vedono la luce in questo spettro di frequenze perché questo è quello in cui è massima l'intensità di emissione della stella attorno a cui giriamo. I nostri occhi hanno il massimo di sensibilità sul verde perché i nostri antenati si sono sviluppati in un mondo pieno di verde, quindi devi distinguere le foglie, la savana e via discorrendo. Il nostro orecchio sente suoni e non infrasuoni o ultrasuoni perché questo è quanto era richiesto, necessario in una savana, in un bosco per sentire quello che è intorno e così via. No? Abbiamo il pollice opponibile, come peraltro le scimmie, perché abbiamo l'esigenza di, almeno all'inizio, di arrampicarci, di tenerci con le mani, oltre che raccogliere le pene. La ragione perché dovrebbe fare eccezione? È uno strumento di cui siamo dotati per interpretare quello con cui siamo a contatto. Solo che noi siamo su un granello infimo di polvere. Parlo proprio a livello quindi di cosmologia fisica, non parliamo poi di problemi metafisici, cioè al di là della dimensione fisica. È normale che questo strumento sia in grado di interpretare i fenomeni con cui siamo a contatto. Ma perché diavolo dovrebbe essere automaticamente in grado di interpretare qualunque cosa avvenga nell'universo? In larga misura sembra che ce la faccia, sembra. E infatti, qui cito sempre Einstein, è citato anche lì, che dice che la cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile. Non c'è nessun motivo, diciamo a priori, per aspettarsi che uno strumento che noi abbiamo sviluppato, possediamo, essendoci formati, cioè, avendo vissuto su questo pianeta con questi fenomeni intorno a noi, perché mai questo strumento dovrebbe interpretare cosa succede su una galassia a distanza di 3 miliardi di anni luce di qui? A maggior ragione, come faccio ad andare oltre? E dice, vabbè, ma non c'è niente oltre. E qui l'altro punto di divergenza nella polemica è di dire, questo ragionamento funziona, la ragione magari ha dei limiti di quel genere lì, però non c'è un problema di oltre. Ci sono angoli dell'universo con cui non siamo normalmente in contatto, è strano che non riusciamo a interpretarli. L'oltre, in realtà no, c'è il problema anche dell'oltre, e qui è inevitabile, essendo arrivo battuto per scritto e poi in parola, quindi lui sa a memoria tutto quello che posso dire, ovviamente, a questo punto. Ma la citazione inevitabile qui, per dire che il problema dell'oltre c'è a prescindere dalle condizioni a priori, sono i teoremi di Gödel, che io cito invariabilmente, no? 1830, Gödel, matematico austriaco, 1930, scusami. Gli anni 30, era emigrato dall'Austria negli Stati Uniti, è diventato un cittadino americano, il quale dimostra le dimostrazioni sono dimostrazioni, appunto, scolpite dalla pietra, non sono come le teorie fisiche che arriva un nuovo fenomeno e poi lo cambiano. Dimostra che in un sistema logico, basato sui numeri e tutte le descrizioni del mondo fatte scientificamente sono basate sui numeri, in un sistema logico basato sui numeri i casi sono due. O il sistema è coerente, cioè non ci sono contraddizioni, e allora è incompleto. In realtà ci sono delle proposizioni, delle cose che posso affermare, che posso verificare scoprendo che sono vere o che sono false, ma non riesco a dimostrare che devono essere vere. Cioè non riesco a dire sì, è ovvio che sono vere perché c'è. No, io dico, congetturo, sì è così, vado a vedere, magari è così, ma non riesco a provarlo, a dimostrarlo. Il sistema è incompleto. Oppure il sistema può essere completo, ma allora non può essere coerente. Cioè al suo interno ci sono proposizioni di contraddizione una con l'altra. Cioè questo, che sono teoremi matematici, non convinzioni filosofiche di una scuola di pensiero che poi viene superata da altri, questo ti dicono che lo strumento che è a disposizione, che è lo strumento logico-matematico, non può riuscire a spiegare tutto quello che succede intorno. Ci sono dei pezzi che non può spiegare. Allora, perché diavolo l'universo sia così, perché ci sia, perché non ci sia, cosa ci stiamo a fare noi e così via. È tutta roba che in una struttura logica, in un quadro logico, non riesco a far entrare. Un conto è che non ci riesco, un conto è che ci siano delle contraddizioni, non la ragione, questa è una storia, è un'altra storia, l'irrazionalità è un'altra storia, no?
Però il fatto che te ne manca un pezzo, questo qui è in qualche modo un risultato scientifico. Non è stato perseguito dai teologi questa roba qua, è stato raggiunto dai matematici, in una forma tipica della matematica. E poi si tende a ignorarlo, perché tra noi fisici, che adesso è un po' in ribasso, poi riprende e così via, viene sempre inseguita l'idea di spiegare tutto. Uno dice, ci sono questi teoremi, sì, vabbè, ma c'è tanta di quella roba che viene scritta, stampata, dal punto di vista scientifico, no, figuriamoci un po', no? Però c'è quello da fare, datti da fare finché vuoi, ma non riesci a spiegare tutto. L'idea di grandezza, il mito di grandezza della scienza contemporanea, ottocentesca almeno, è questione di tempo. Arriveremo a spiegare tutto. Bene, hai dimostrato che non arriverai mai a spiegare tutto. E allora, una volta che hai detto questo, il resto, ripeto, esce fuori dal quadro delle deduzioni e a quel punto decidi quello che vuoi fare da grande. Bene, sì. Io stranamente sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Angelo, no? Stranamente perché arriviamo a conclusione in quel posto, no? Quindi uno si aspetterebbe che cominciamo già fin da questo punto a litigare, no? Però da quello che lui ha detto trarrei alla fine delle conclusioni opposte. Prendiamo per esempio l'argomento evoluzionistico, no? Tutto giusto quello che lui ha detto, però se è vero che l'anima ci è stata instillata da un Dio, allora non è più vero che noi dobbiamo avere le orecchie o gli occhi adatti al mondo in cui ci troviamo. Noi abbiamo una ragione o una mente che proviene da Dio e che quindi dovrebbe essere fatta per capire Dio e seguire quello che è l'ordine dell'universo, no? Comunque, un altro argomento che lui ha portato è quello di dire, vabbè, crediamo se non ci sono contraddizioni, ma tutto è pieno di contraddizioni, no? Prendiamo la più elementare delle contraddizioni. Noi abbiamo tantissime religioni, no? Nell'ambito dello stesso cristianesimo e poi tutte le altre, eccetera, eccetera. Tutte queste persone sono in buona fede, come siete voi, non dico siamo perché purtroppo io sono fuori, no? Come si può comprendere questo fatto che chi nasce in Italia necessariamente o quasi diventa cattolico? Chi nasce in Svezia necessariamente diventa luterano, chi nasce nei paesi arabi diventa musulmano e così via, no? Se ci fosse una qualche ragione, se non fosse semplicemente l'influenza dell'educazione che ci è stata data, non dovrebbero esserci queste differenze così marcate, assolutamente marcate. No? Tutti, sia loro che voi, che noi, tutti cerchiamo di capire e di trovare delle conclusioni. Il fatto che arriviamo a conclusioni opposte, che sono ovviamente non conciliabili, perché uno può dire, vabbè, tutti credono in un Dio, però insomma una cosa è credere in un certo insieme di dogmi, un'altra è credere in cose molto diverse, no? Ecco, cominciando da questo fatto, io mi pongo il problema di dire, vabbè, come mai io sono stato così fortunato, sarei stato così fortunato da nascere combinazione proprio nel posto dove combinazione c'è la fede giusta. E allora da questo punto io parto e semplicemente dico, non dico che sia sbagliato questo, io dico, non lo so, in questo senso sono agnostico. Troppi misteri a cui io non so dare una risposta, e allora non mi azzardo a dare una risposta se non riesco a darla. Sì, ma voleva gente qualcosa. Qui è il cuore del dibattito, questo qui. No? Non è che. Allora, sulla storia della religiosità, anche qui ci sono degli aspetti, come dire, scientifici che vanno presi in considerazione, storici e quant'altro. Noi abbiamo una netta differenza tra la religiosità sviluppata dall'umanità in genere sotto diversi orizzonti, sotto diversi cieli, in diversi momenti, e il fenomeno del cristianesimo, ebraismo e anche islamismo. Qual è la differenza? Che l'umanità in generale ha sviluppato da sempre una esigenza di tipo religioso.
cercare di capire che senso ha tutto quello che abbiamo intorno, soprattutto cercare di capire la storia del fatto che uno vive e poi muore. Per gran parte della storia dell'umanità morire era una cosa che avveniva molto più presto di quanto non avvenga oggi nell'arco personale, no? C'è sempre stata questa esigenza ha portato in modo più o meno sublimato a delle rappresentazioni del mondo più ingenue o più raffinate. Le più ingenue sono quelle con nomi diversi, che partono dall'animismo che riconosce, siccome io sono vivo, che tutto è vivo, no? I fenomeni atmosferici, gli oggetti, tutto è vivo, no? E quindi se qualcosa avviene non è una causalità, come adesso pensiamo noi, razionale, fisica, ma è una scelta di qualche un altro, quello che faccio io lo decido io, e quindi se piove lo decide qualcun altro, questa è l'idea. Sublimate queste cose portano, che ne so, alla cultura indiana, a quella cinese, in cui c'è, dietro tutto ci deve essere un principio universale, che poi dà forma alle singole cose, che è qualcosa che è distribuito dovunque, ma io non riesco a dire molto di più di quello, anzi, vado al buddismo, io non riesco a dare delle qualifiche allo stato che è quello in cui io mi annullo in questa entità superiore, non ci riesco. Arrivo fin lì. La differenza ebraico-cristiana e anche musulmana è, vista col senno di poi, questo, è chiaro, io arrivo fin lì, non, da solo arrivo lì, poi che io chiamo uno, lo chiamo Giove, l'altro lo chiamo, oppure lo chiamo Toro, lo chiamo, non importa come lo chiamo, oppure come in India che ne ho 10.000, ma in realtà è uno solo che si personifica in tantissimi modi diversi, no? Oppure come in Cina che è il cielo, che non è quello fisico, ma comunque è lui l'essenza divina di tutto, no? Fin lì arrivo, e lì rimango. Quando è che posso muovermi da lì? E beh, se c'è qualcuno che fa un passo verso di me, perché io da me fin lì arrivo e di più non posso. E allora la differenza ebraico-cristiana e anche islamica è che in realtà, uno, quello che spiega tutto è qualcuno e non qualcosa. Due, che io comincio a capire qualcosa perché lui me lo dice. E quindi il messaggio è a dimensione rivelata. Questa non è diffusa dovunque. Poi la storia fa sì che fra coloro che accettano una rivelazione ne succedono di tutti i colori, no? Cominciando dai primi secoli, altro che arrivare adesso, noi abbiamo i riformati, ma i primi secoli sono state divisioni che sono durate per secoli, prima di essere in qualche modo rappattumate magari da vicende storiche per cui semplicemente viene distrutto uno dei popoli che portano gli ariani. Guarda che gli ariani erano maggioritari, non maggioritari, erano anche maggioritari nel senso del potere, gli imperatori ariani. Pietro Paolo però la cosa si è risolta, e invece tra gli ariani e i cattolici si risolverà con la spada o col fatto che l'imperatore fosse ariano piuttosto che cattolico. Le vicende di Milano, l'imperatrice ariana o pseudo-ariana e Sant'Ambrogio che viceversa è chiaramente cattolico, e ci sono dei conflitti tra chiese ariane fisicamente e chiese cattoliche con invasioni di tutto. Poi arriviamo a noi, abbiamo la riforma, tutto. Questa è la storia. E uno si fa lo storico, analizza tutto questo. Se invece vuol fare lo storico senza essere storico, immagina di interpretare quello che avveniva 700 anni fa con le categorie che vediamo oggi, Berlusconi, non Berlusconi o cose del genere. Non funzionano queste categorie riportate a 7 secoli fa. Ma il punto centrale è che questo nocciolo è quello della liberazione. Tutto il resto, dal nocciolo della liberazione, è roba che ci si mette sopra nella storia. Per distinguersi dagli altri, che ne so, per tranquillizzarsi se non si capisce qualcosa e via discorrendo. Questa è la reale differenza. Non è che io arrivo ad una conclusione, perché le conclusioni sono tipiche di un ragionamento e a Dio io non ci arrivo con un ragionamento. Arrivo a dire che manca qualcosa, benissimo, ma non arrivo a Dio Padre, e non arrivo neanche meno alla croce con un ragionamento. Ci mancherebbe. No? Non ci arrivo proprio con un ragionamento. Il discorso è non che io arrivo alla conclusione, ma siccome mi hanno detto che, e quello che me l'ha detto, e questo lo decide ognuno, è affidabile. Dice, ma è passato tanto tempo, ma lui gliel'aveva detto un altro che era ritenuto affidabile e così via, allora io mi fido. Attenzione che qui di nuovo ci sono polemiche che vanno avanti da almeno 2 secoli e mezzo su questa storia qui. Ah no, ma qui non sono credibili queste storie, sono cose antiche. Ragazzi miei, ho un esempio che ho fatto giusto ieri sera. Ma perché il debello gallico perché deve essere storico?
E chi ve lo dice? L'ha scritto Cesare. E chi era Cesare? È esistito Cesare secondo voi? Qualcuno ha trovato le ossa di Cesare e ha fatto un'analisi del DNA? La tomba di Cesare dov'è? Ce l'hai scritto in tutti i libri di storia, è coerente. E non ci sono dubbi, perché ci sono analisi incrociate che ti dicono che, salvo una stranissima congiura cosmica, Cesare è esistito, le campagne di Gallia le ha fatte davvero e via discorrendo. I Vangeli non sono scritti con il criterio di uno storico, non avevano l'intenzione di essere scritti con il criterio di uno storico, ma sono credibili alla stessa misura. Allora, nel momento, poi nel caso del cristianesimo tramandato, non è neanche insieme i Vangeli come tali, è l'insieme della tradizione che è fatta anche dei Vangeli e fatta della Chiesa. Una vecchia distinzione tra i riformati e i cattolici, qual è? I cattolici, per alleggerire il peso di sta gerarchia opprimente che poi alla fine salvaguarda il messaggio, ma ti impone un mare di altre cose, incluso pagare tasse, di fare di questo si tratta, in vario modo pesantissime, allora tagliano il nodo e dicono no, sì, tagliano il nodo e dicono l'autorità, certo che è una tradizione, ma è nella scrittura, solo quello che è scritto, non solo la scrittura. No? La versione cattolica è quella di dire sì, la scrittura va bene, ma c'è anche la tradizione. No? Quindi questa è una vicenda storica interna, dura secoli, ci sembra chissà quanto, una storia delle chiese già millenni, quindi secolo più, secolo meno, non è che sia così rilevante. Ma, ripeto, il discorso è che tu hai un messaggio che ti viene tramandato e che non è incredibile. È incredibile quando decidi, hai già deciso prima che non lo puoi accettare, no? Tu valuti che sia credibile e quindi ci credi. Questo è. Non altro. Ripeto, non è una conclusione a cui arrivi. Questa sarebbe la fede. La conclusione a cui arrivi è un teorema. La conclusione a cui arrivo quando scrivo un articolo scientifico, o arrivo alla conclusione o non ci arrivo, e c'è niente da fare. Se arrivo alla conclusione, allora la pubblico, e gli altri, nel caso fisico non è come per i matematici, possono sempre contestarmi perché magari non ho tenuto conto di questo, di quello, di quell'altro. Dal punto di vista della fede, nel primo passo non è che arrivo a una conclusione. Mi fido di qualcuno, arriva qui una persona da bene di cui mi fido che mi dice che è successo un incidente in Piazza San Pietro. Io non c'ero, non l'ho visto. Ci credo o non ci credo? Lì è molto meno coinvolgente naturalmente la cosa. Ma se è una persona che io conosco e di cui mi fido, dice va bene, certo, l'ha detto lui, un testimone. Questo messaggio si trasmette per testimonianza autorevole. Un pezzo della quale è fatta di documenti scritti, ma solo un pezzo. Non è vero che sia il centro, la scrittura sia il centro di tutto, perché lì si sacralizza la scrittura, e se si sacralizza la scrittura arriva l'edunista del XVIII secolo e tutti i suoi seguaci che mi comincia a vedere, ma no, ma qui c'è una contraddizione, ma qui l'epoca non era quella, ma qui, ma là, ma su, ma giù. Quello è un pezzetto. In realtà la tradizione è una cosa che si tramanda per credibilità, e il fatto che uno sia credibile o meno dipende se ti fidi o non ti fidi. Arriva uno che non so chi sia, che mi dice che è stato un incidente in Piazza Sabotino, magari con un'aria un po' d'ubriaco, io non ci credo. No? Se invece è un amico che io conosco altro, mi dice che io ci credo, anche se non c'ero. E questo è un po' il meccanismo. Ma si possono fare domande ora? Sì, o come facciamo? Sì, perché io pensavo alla fine, ma va bene anche... No, perché forse è meglio adesso, dica pure. Sì. Beh, dagli ultimi due discorsi molto densi, trarrei la conclusione che sarebbe utile adottare una distinzione. Le religioni sono fatte culturali nella storia. La fede è un altro fenomeno, è un'altra cosa. Anche se la fede cristiana in particolare è stata trasmessa per 20 secoli con un linguaggio profondamente religioso-culturale, però oggi, che è più arduo credere, è perché è intrisa troppo di questi linguaggi, di un'antropologia, di una filosofia, che sono molto più caduche oggi che non ieri, quando tutto era monolitico, abbastanza monolitico per la maggior parte della gente. E questa distinzione aiuta a individuare l'essenziale su cui si gioca se io aderisco o non aderisco alla fede in Cristo, perché poi la fede è non nel Papa, ma in Cristo, per come ci è giunto, pure attraverso tanti linguaggi umani. E
mi è molto facile accettare che la ragione non ce la fa a risolvere la domanda ultima della spiegazione del tutto, ma non ce la fa nemmeno a negare certe risposte, la risposta che è implicita nell'insegnamento di Cristo, e cioè che la spiegazione è invisibile ma è di segno buono. Ecco, perché Cristo non ha fatto nessuna filosofia, non ha enunciato nessuna, non ha usato mai termini filosofici o scientifici del suo tempo. Ha solo detto questo, e addirittura lo ha detto in modi, come per esempio quando chiedeva ai suoi discepoli: voi chi credete che io sia? Cioè, se era o no figlio di Dio, lo chiedeva a se stesso, secondo me, perché stava un po' acquisendo questa domanda. Ma io sono... E poi si vede che si è sentito investito di qualche cosa di più grande di lui, e si è detto figlio di Dio con una cosa che potrebbe apparire impudenza, però si vede che era profondamente impregnato di tutto questo. E siccome la fede non è una certezza, noi siamo ancora tuttora di fronte a questa curiosità, attaccamento a Cristo per la profondità del suo insegnamento, ma non riusciamo a dire finalmente ho la fede, sono tranquillo, ho la mia pillola tranquillante in tasca. Ecco, questo almeno io non ci riesco. E oggi la fede è molto in crisi perché è appesantita da tutta la storia culturale di cui si è impantanato il cristianesimo, e che oggi si sbriciola, perché il darwinismo, molto più che Galileo e Copernico, le hanno dato una botta notevole. Oggi come raccontare la resurrezione dopo Darwin? Perché se la resurrezione è davvero... Il problema dello sviluppo dell'umanità è fatto dalle scimmie, eccetera, però la resurrezione come tale... La resurrezione è raccontata come una pietra che si capovolge e salta fuori una specie di... è raccontata, insomma, in forma figurativa, ma il cristianesimo, se è qualcosa, deve dare molto di più di quello che ha. E questo sarebbe l'argomento proprio dell'ultima domanda che volevo fare. Però, chiudo qui perché... va bene. Cioè, un capovolgimento impensabile, come non è pensabile la pianta dal seme, ecco, sì, e che ovviamente coinvolge tutte le forme che noi chiamiamo viventi e oltre, oppure una vicenducola immaginata e finisce lì una leggenda, ecco. Sì, la domanda è interessantissima, certamente tocca una serie di problemi, però dato che per me, essendo il problema del Cristo il problema centrale, parliamo di cristianesimo, mi sembra, no? Questo testo, l'avrei lasciato, sarebbe proprio il tema dell'ultima domanda, e lei ha proprio toccato il nocciolo. Ha fatto un'interruzione impropria. Sì, non impropria, è stata un'introduzione a quello che sarà... Volevo solo un attimo, adesso dipende da voi anche. Comunque, ho solo più due temi su cui volevo fargli dibattere. Uno era una questione che è antica come il mondo, cioè che percorre moltissime pagine, moltissimi capitoli del libro, che è il problema del male. Chiama in causa la libertà, vedo che chiamate in causa la responsabilità individuale, Dio come... perché permette il male, tante cose di questo genere. Quindi, se c'è un Dio, non so, sarebbe un Dio cattivo? Sarebbe, oppure si pensa si potrebbe percorrere qualche altra pista? Sentiamo le due voci. Decidete voi che risponde prima, perché io non voglio dare domanda sua. La domanda sua sarebbe, mi piacerebbe, perché è talmente profonda. No, quella domanda è talmente profonda che la vedrei come la domanda conclusiva della serata, perché salvo che decidiamo di stare qua fino a domani mattina, allora un'altra cosa. Certo, perché rischio, è proprio una domanda. Il rischio è da una parte di rimanere fino a domani mattina, e dall'altra è di scrivere il libro, che non vogliamo certamente fare adesso. No? Ecco, allora,
parlando del problema del male, il problema del male effettivamente è quello che mi scandalizza di più rispetto alla religione, rispetto alla fede. Perché se noi, adesso uno dice San Tommaso, ormai sono passati 800 anni, eccetera, eccetera, però l'insegnamento ufficiale della Chiesa ancora oggi è il dogma della fede cattolica, che è dimostrabile l'esistenza di Dio, e poi dall'esistenza di Dio ne consegue immediatamente un corollario, che se Dio è stato così onnipotente da creare un mondo talmente incredibile, no? Deve necessariamente anche avere tutte le qualità, tutte le virtù al massimo, una di queste è naturalmente la bontà. Quindi l'onnipotenza e la bontà di Dio infinite dovrebbero essere conseguenze dell'insegnamento in particolare cattolico, cristiano, no? Ma come possiamo conciliare la presenza del male a tutti i livelli, non solamente il male che facciamo noi come uomini, ma il male, non so, che qualsiasi animale, qualsiasi... non parliamo solo di uomini, anche di animali. Il dolore innocente. Il dolore è la cosa più scandalosa che esista, no? È un universo che, come avevo detto prima, da una parte è meraviglioso e dall'altra è crudele. È stato sottolineato, no? Questo problema proprio da Dostoevskij, molto dei fratelli Karamazov. Eh sì, solo che uno poi lo sottolinea e lo svolge, lo sviluppa tutto e poi ci trova delle soluzioni così palliative, ma in realtà il problema è estremamente grave ed è in effetti probabilmente la prima scintilla che mi ha fatto dubitare della religione. Ma paradossalmente il problema del male è quello che di più dovrebbe avvalorare viceversa la necessità di una dimensione di fede, perché dal punto di vista razionale che diavolo è il male? Mi spiego, io faccio una distinzione netta tra la sofferenza, che ce n'è tantissima, e il male, quello etico e quant'altro. In natura, prescindendo da queste ulteriori dimensioni, tra l'altro tu prima hai citato l'anima, io non ho mai parlato di anima, non è un caso nel complesso, perché è una razionalizzazione medievale quella dell'idea dell'anima, e dipende dalla cultura greca questo, perché questo problema non c'è nella cultura ebraica. Cristo non ha usato termini filosofici, in quella cultura non l'avrebbe capito nessuno, perché non avevano l'esigenza di razionalizzare le cose come invece la cultura ad Atene e nelle scuole e così. Comunque sia, il male inteso come il cucciolo che viene sbranato, cose di questo genere, soffre, si vede, ma è un meccanismo, è una serie di meccanismi, quella sofferenza, legati al funzionamento di macchine. Una macchina, potremmo dire che anche un'automobile guasta, quando lui guarda a farla funzionare, soffre, fa dei rumori strampalati e ha dei danni che crescono e così via. È un fenomeno di biochimica, di biofisica. Di interpretare questo come male è una caratteristica umana, cioè la pietà e la compassione per il male è una caratteristica umana. Un animale reagisce a un meccanismo abbastanza automatico con la paura, non con la compassione o con la pietà nei confronti di un altro che soffre. Una dimensione simile ce l'abbiamo pure noi. Un motivo per cui uno soffre quando vede un altro soffrire è implicitamente che ha paura che tocchi anche a lui. Questo c'è, psicologicamente, indubbiamente. Ma la dimensione più rilevante è quella che va sopra questo fatto. Il male vero, secondo me, è il fatto che ci si frega a vicenda, che uno mente consapevolmente, il fatto di creare sofferenza intenzionalmente. Sai, un leopardo che sbrana la gazzella non è che lo fa per farla soffrire, ci mangia. La gazzella sta malissimo, ma il leopardo, chi per lei, il problema suo è mangiare. Questo è il meccanismo. Gli esseri umani no, cioè la tortura è una cosa umana, paradossalmente. Dopodiché uno dice, ma perché? Ragazzi, mica lo chiedete a me, spero, no? Cioè, non ho la minima idea il perché. Ma sicuramente questa dimensione è legata, è una
dei punti che abbiamo toccato, alla famigerata libertà, che è molto più piccola di quello che uno pensa di avere oggi, soprattutto nella nostra società, molto più piccola quella vera, no? Comunque c'è, e se tu hai, come dire, hai un meccanismo per cui il male non avviene, è impossibile, Dio dovrebbe non permetterlo, no? E scusa, ma allora tu non sei responsabile, cioè, per la forza. Se qualcuno ti impedisce di fare il male, tu sei buonissimo. Ma se in realtà ha senso il fatto che tu sia in qualche misurato, in un modo misurato, sul fatto che scegli una cosa o l'altra, ne consegue che puoi fare anche quella sbagliata. E questo è il male morale, quello che secondo me è il male vero. Perché c'è e non c'è Dio onnipotente e così via, non so cosa dirvi. E neanche Cristo è arrivato a spiegarti che cos'era il male, ha detto che c'era e che si può vincere, questo non è una cosa da poco. Nelle vicende del pensiero del mondo cristiano e paracristiano c'è stata anche riassumere, riprendere da pensieri di matrice diversa l'idea che il male e il bene sono due principi, ci sono tutte e due. L'idea di Satana deriva in qualche misura così, no? C'è il principio del bene e quello del male. Ora ti viene detto, sta tranquillo, alla fine dice bene, ma però ci sono tutte e due. Il manicheismo, che è stato importantissimo nel terzo secolo, no? E che non era un cristiano, insomma, Sant'Agostino era manicheo all'inizio, è stato manicheo per un bel po', e poi ha avuto una lunga periodo di gestazione, di conversione, per, prima di diventare cristiano, allora non si usava il cattolico, cattolico, però lui era manicheo, e il manicheismo dice che ci sono due principi nel mondo, ma in lotta fra di loro. Prima che tu tocchi tanti altri temi, no? Perché sennò poi diventa difficile, la matassa sempre più complessa, no? Io vorrei dire che in questo sono totalmente in disaccordo con te, nel senso che il male morale è abominevole, ma per me io aborro anche il male fisico, per me il vedere il cucciolo soffrire, il vedere un mondo basato sul mors tua vita mea è veramente, veramente molto grave. Non si può dire, vabbè, tanto il leone mangia la gazzella e poi finisce lì perché il leone poverino ha bisogno di mangiare, vabbè, d'accordo, ma intanto, insomma, io vorrei da un Dio onnipotente, mi aspetterei un mondo in cui questa crudeltà continua a tutti i livelli, non ci debba essere. Per me la presenza di questo male ingiustificato è un segno che c'è qualcosa che non va. E uno dice, vabbè, tiriamo fuori Satana e così risolviamo tutto. Però, santo Dio, come facciamo? Come facciamo? Appunto quello che stai dicendo ha fatto sì che nella storia del pensiero religioso e così via c'è chi ha risolto il problema dicendo si vede che sono due, c'è un principio del bene e un principio del male che sono in lotta, ora trovare un altro. Allora questo è totalmente contrario. Questo è manicheo, io non sono cristiano, non sono manicheo. Allora stai, adesso stiamo dicendo cose totalmente in contrasto con la religione cristiana. Credo di no. Posso intervenire un attimo? Dica, prego. Cioè, io vedo piuttosto Dio che ha creato il mondo così com'è e quindi anche con questo dolore fisico, perché il mondo non può essere diverso che così. Cioè, il mondo e la natura sta in piedi proprio perché c'è uno che soffre e l'altro ne approfitta di queste sofferenze, diciamo il leone che mangia la gazzella, ecco, ma qualsiasi essere vivente lo fa a scapito di un altro essere vivente, perché anche i vegetali non possiamo dire che non soffrono quando sono mangiati dalla gazzella, quindi diciamo che è tutta una catena. Ora è Dio che ha creato questo. Non è un guaio, è così, dobbiamo accettarlo così com'è, non dobbiamo rifiutarlo, dire, scandalizzarci, dire ecco quello è male, Dio ha fatto male. No, ha fatto così e noi ne prendiamo atto. Cioè io non vedo motivo di scandalo. Poi aggiungerei ancora una cosa, l'uomo fa parte di questa natura, quindi anche il suo modo di porsi di fronte, di giudicare, di valutare, fa parte di questo complesso che è il creato di Dio, di tutto l'insieme, no, della, diciamo della natura, ecco, per trovare un termine semplice.
E quindi mi sembra che anche l'uomo a un certo punto non debba porsi troppo il problema di dire ma come mai c'è questo male, come mai anche esiste il male, dividendo tra male fisico e male morale, come mai c'è anche il male morale. L'uomo è fatto in modo che faccia il male morale, non mangerà più il suo simile, però magari non paga le tasse, così l'altro non può andare all'ospedale. E quindi... Sì, si può dire, cioè tutte queste osservazioni sono molto d'accordo con questo, però il nocciolo del problema è che la spiegazione noi non ce l'abbiamo. La spiegazione noi non ce l'abbiamo, e il tema però non mi sembra che sia così rilevante riguardo al fatto che tutto quello che avviene non si autospiega e quindi ha bisogno di una spiegazione altra che non riesco a costruire con la ragione. Questo problema rimane tutto. E l'altro discorso, venendo al cristianesimo, è che il messaggio che ti è stato dato è bene, vengo e ti faccio vedere e ti spiego. Vieni preso, Cristo viene preso e accusato di blasfemia sostanzialmente, in una società che era molto influenzata da trasmettere quello che la Bibbia aveva detto e così via, e viene crocifisso. Malfattore. I romani non crocifiggevano i tipi così, però da quelle parti, se sono questi, si sollevano tutti, crocifiggiamolo così sono contenti, no? E poi c'è il punto, ne parliamo dopo, della risurrezione. Senza quel punto lì, come dice San Paolo, tutto il resto, continuiamo come le scuole di pensiero indiana, cinese, continuiamo finché vogliamo, arriveremo fin dove possiamo, ma più di tanto non riusciamo. Il punto è quello, punto. E lui non ha mai spiegato perché c'era il male, ha detto guardate che la strada è non vincere i propri nemici, come pensavano gli stessi ebrei. Adesso arriva il castigamatti, colpisce i cattivi, come pensano tutti i movimenti fondamentalisti, colpisco i cattivi, li elimino, così vince il bene. Non funziona. Infatti non funziona storicamente, no? Ma ti è stato detto, guarda che non funziona, la strada è il contrario, ti denunciano, ti accusano, ti condannano ingiustamente e ti condannano a morte, e vabbè, andrai a morte. Attenzione, detto così, dice, vabbè, ma scusa, allora, e ti dice, aspetta, aspetta un momentino e vediamo cosa succede, e la risurrezione. La strada è quella, non vincere, che è il meccanismo della gazzella e del leone, la competitività che oggi va molto di moda e così via, no, non è quella la strada. La strada è un'altra. Accetta e patisci e compatisci. Spiega questo. No, non spiega. È un'indicazione che ti viene data. L'accetti o no? Uno dice, ma mica sono scemo, meglio vincere. Sta di fatto che vince sempre qualcuno e la maggioranza perde, però. E quindi quella strada del vincere anziché perdere non risolve il problema. Ce ne deve essere un'altra. E l'altra ti viene detta è quella. E tu puoi dire, vabbè, sarò un po' scemo, l'accetto e vado avanti così. Sì, io invece non sono affatto d'accordo con l'intervento, perché il mondo è così e quindi noi dovremmo accettarlo, ma il mondo è così perché secondo naturalmente un credente, perché Dio l'ha costruito in questo modo. Dio onnipotente avrebbe potuto costruirlo in infiniti altri modi. Non vedo perché dovesse esserci proprio quest'unico modo che è così crudele verso così tante persone, in fin di conti anche verso tutti, no? Cioè, uno non può dire le cose stanno così e quindi dato che stanno così tutto risolto. Il problema del male è un problema che esiste effettivamente, non si può semplicemente scopare sotto il tappeto. Tanto è vero che è scritto nella Bibbia il problema del male, no? Giobbe è l'esempio massimo e non viene risolto. Giobbe protesta contro Dio per dire ma come, io sono giusto, guarda come mi tratti. Ed è uno dei libri canonici della Bibbia questo, no? E in epoca medievale qual è la risposta? Una risposta, non sono mai delle risposte. Dire, il mondo è caduco ed effimero. Noi viviamo immersi in questo mondo e quindi prendiamo tutto maledettamente sul serio. Ma è un'illusione, questo posso prendo a prestito parole dalle filosofie orientali, è un'illusione sta roba. Il mondo vero non è questo. Allora nel Medioevo uno si ritira dal mondo fino ad arrivare alle fasi cose patologiche del chiudersi in una grotta, murarsi e aspettare che ti portino a mangiare, noi reclusi, cose di così. Mi ritiro dal mondo, punto, perché questa roba qua è tutta roba del diavolo, no? Bene, male, comunque tutto. Adesso, quello di nuovo non è una risposta
ma ti dice che il problema è ben presente, è sempre stato ben presente ed è stato essenzialmente presente all'interno del mondo della fede. Perché in realtà, paradossalmente, al di fuori di quel mondo il problema è molto meno presente, viene risolto dicendo il problema del bene e del male lo risolvo io, è meglio che vinca io, che metta sotto gli altri, così io sono tranquillo. Poi è vero che muoio pure io, vabbè, ma quello ogni giorno basta la sua pena, quindi mi preoccupo di oggi, domani si vedrà. È il tempo. Volevo arrivare all'ultima domanda, all'ultimo tema, insomma, che avevo previsto, che è quello che ha toccato già il signore per davanti. Cioè, il professor Del Santo nel testo sostiene che ben poco conosciamo appunto del Gesù storico, essendo solo rimasti pochissimi e scarni accenni da parte di storiografi romani, e quindi subito dopo indica una criticità circa la corrispondenza appunto tra, mi sembra di averlo letto tra le righe del suo intervento, circa la corrispondenza tra il Gesù della storia, cioè quello Gesù di Nazareth, e il Cristo della fede, che sarebbe stato, come diciamo, per l'entusiasmo dei discepoli, creato come un mito, quindi figlio di Dio, morto, risorto, ma come mito creato dai suoi seguaci. Giusto, mi sembra di aver interpretato così sia l'intervento sia il professor Del Santo. Poi il Nuovo Testamento, quindi, qui dice che ci sempre il professor Del Santo dice che ci trasmette le vicende di Gesù Cristo, che trasmette le vicende di Gesù Cristo, crocifisso e risorto, quindi non sarebbe credibile? Questa è una domanda. Oppure non sarebbe storico, un testo storico? Sto tirando fuori alcune problematiche che ho individuato lì in mezzo a questo capitolo. Sarebbe in parte frutto di autosuggestione da parte dei credenti, eppure c'è dall'altra parte il fatto che per i credenti, per i cristiani, insomma, la resurrezione di Gesù sarebbe il fondamento del cristianesimo. Cioè, San Paolo, sappiamo, dice se non Cristo non fosse risorto, sarebbe la vostra fede, eccetera. Quindi volevo mi sembra che questo fosse il suo intervento, il nocciolo del suo intervento. Quindi adesso parliamo, vedo sì, che si agita il professore. L'ora è piuttosto tarda, non so fino a che ora di solito... No, questa sarebbe... Noi stiamo fino alle verso 10:30. Appunto, quindi il tempo è critico, no? Allora vorrei un po' rispondere a queste varie domande, no? In particolare, la distinzione che lei fa tra religioni e fede è sicuramente validissima, no? Sostanzialmente, se ho capito bene, lei dice che io ho la fede, ma non necessariamente in quello che dice una religione piuttosto che un'altra. Però queste fedi possono essere molto diverse fra di loro. Allora io vorrei fare una distinzione fra tutte queste varie fedi. E allora a questo punto qui cosa vuol dire credere? Insomma, se io credo ma non so bene in che cosa credo, che cosa vuol dire? Cioè, ha senso parlare di fede solamente se uno dice io ho la fede in questo, oppure in quest'altro, oppure in quell'altro, se no rimane un qualcosa così di vago e di non ben definito, a quel punto lì posso benissimo dire che ci credo anch'io, perché no? Quindi questa sarebbe un po' la risposta al suo quesito. E invece per quello che riguarda quello che è stato detto prima, del fatto di credere perché io mi fido di quello che hanno detto, se crediamo in perché crediamo in quello che ha scritto Cesare e non in quello che ha scritto nei Vangeli. Beh, c'è una spiegazione, è molto semplice, e qui faccio un esempio che ho fatto anche nel libro, no? Qualcosa che non va tanto. L'esempio è semplicemente questo: se io trovo un amico che mi dice io oggi sono andato a pranzo nel ristorante tale, no? Dico, niente di strano, non ci credo, non ho bisogno di dimostrazioni, di niente.
Ma se questo mio amico mi dice, io oggi sono andato sulla Luna e sulla Luna ho trovato una magnifica pizza e ho mangiato questa pizza, poi sono tornato indietro, eccetera, eccetera, allora dico, beh, insomma, adesso non esageriamo, ecco, no? Quindi il problema di fidarsi di qualcuno e di fidarsi di quello che i primi apostoli hanno detto a quelli che venivano dopo e poi dopo ancora, e così si arriva agli evangelisti, eccetera, vabbè, uno si fida di loro, si può fidare di Cesare, eccetera, però in certi casi quello che viene detto sono cose normali, credibilissime, e in certi altri casi sono cose che sono completamente contrarie a ogni ragione. E allora in quel caso lì ci vuole qualcosa di molto di più per poter credere. Non si può fare il paragone fra credere a quello che c'è scritto nel Gioiello Gallico e credere a quello che c'è scritto nei Vangeli. Stiamo parlando di, in un caso, di aver pranzato in un ristorante e nell'altro di essere andato sulla Luna. Ecco, nessuno ha mai, secondo me, accettato di credere perché ha analizzato storicamente i documenti che gli erano presentati, si è rivolto agli esperti filologi e ha concluso che i documenti erano credibili. E nessuno, questo sono un pochino più morbido su questo, dal Settecento in poi ha mai deciso di non credere al messaggio cristiano perché i documenti tramandati attraverso trascrizioni manuali risalenti al primo secolo risultavano inaffidabili. La decisione è avvenuta prima. Nella polemica anticristiana i motivi principali sono storici relativi al momento: potere della Chiesa, dell'alto clero, controllo delle terre, delle rendite, o arretratezza della, diciamo, nella morale familiare, cose di questo genere, prima. Dopodiché uno trova tutte le motivazioni del caso e allora trova che, ma come si fa a credere a dei documenti trasmessi in questa maniera che poi possono essere dati forzati, bla 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 bla. Ripeto, vale anche il contrario, noi abbiamo parlato anche di miracoli, se non c'è tempo di entrare in questo, in uno dei capitoli. Nessuno si converte perché vede un miracolo. Se uno ha la fede e vede un miracolo, trova una conferma. Io mi convertirei. Lo dici adesso, ma non è quello la motivazione. Ti daresti un gran da fare per capire cos'è sta cosa strana e diresti che non è possibile che sia un miracolo, esattamente quello che fanno tantissimi e hanno fatto da sempre, da che esiste il mondo. Lo stesso Vangelo ti dice, guarda, no, Lazzaro, dice, mandagli almeno Lazzaro a mio fratello che è ancora vivo per spiegargli si comporta in un altro modo. E guarda, se anche vedessero arrivare uno dai morti sopra risorto e non hanno creduto alla legge e alle scritture, non si convertirebbero. La motivazione non è legata a quello, quello rafforza, è un giustificativo a posteriori. Allora, la credulità sui miracoli è parte popolare che uno crede alle cose più incredibili con grande facilità, no? Normalmente, senza bisogno di mettersi in mezzo alla religione. Oppure per chi ha già una fede dice, visto che San non so chi mi ha fatto la grazia, ma tu ci credevi già prima a San non so chi, non a San non so chi, perché allora diventa idolatria, ma diciamo... E viceversa, guardate qui che panzane vi raccontano dicendo che successe chissà che. Se tu vedessi succedere un fatto stranissimo davanti a te, non è vero che ti converti, cominceresti a fare un'indagine approfonditissima per cercare di capire dove sta il trucco. E quando non lo trovi, qualche volta succede, quando non lo trovi dici, vabbè, non l'ho trovato, ma si troverà. Quindi non c'entra niente questo con la fede, che sta a monte. La credibilità, di nuovo, è un fatto che uno... è un problema di fiducia, di fidarsi di qualcuno con cui sei in contatto. Certo che non è la stessa cosa che dire uno viene stasera, sono andato in pizzeria qui all'angolo, l'altro dice che sei andato a prendere un caffè a New York e sono tornato, o cose di questo genere. Ma attenzione, l'incredibilità sta nel fatto che entrambe le affermazioni sono verificabili. Cioè io vado a fare un'indagine e posso verificarle. Mentre viceversa, la questione relativa a Dio e alla risoluzione non è verificabile nel termine normale del salvo che per testimoni. Non è che io vado e trovo le tracce. E quindi imbastisco il processo di l'ho verificato oppure non l'ho verificato. Non essendo verificabile né il pro né il contro, o hai una concezione a priori su ciò che non può essere, ma hai già fatto la scelta prima, oppure
decidi che ti fidi di quello che ti hanno raccontato, perché sono credibili quelli che te l'hanno detto. Il nodo non lo sciogli, la decisione è fatta prima, è maturata per n motivi umani, quel che vuoi, la sfiducia in certe persone piuttosto che in certe altre, il rapporto con la Chiesa visibile che ha tutte le sue pecche, è un bersaglio facile prendersela con la Chiesa per dargli le colpe anche delle cose sballate che abbiamo noi e via discorrendo. Ma il nodo rimane sempre quello. Una battuta sulla risurrezione. La risurrezione è la risurrezione. Dopodiché uno, battute che facevamo ieri, dice ma, no, dice ma uno quando poi risorge, risorge vecchio o giovane, no? E se gli mancava una gamba, allora a parte sono delle battute anche nel Vangelo al riguardo. È chiaro, qui è un caso in cui uso la categoria del mistero, ma è l'unico in realtà, certo, non capisco che diavolo vuol dire, però è risurrezione sul serio, non è che è finito tutto. Ed è vera, non è un modo di dire, perché se è un modo di dire, il massimo del cristianesimo è fare una società di buone azioni, che storicamente si cala in un mondo perverso. A me una società di buone azioni non interessa, né tanto né poco. Il discorso davvero è che c'è qualcosa di molto più profondo, e non umano, non strettamente umano, perché altrimenti le cose umane vanno, vengono, spariscono, attorno e non senso rimane. Perché la risurrezione, ci crede o non crederci, è quella, se ci credo, è vera, risurrezione, al di là dei quadri con la pietra ribaltata. È letteralmente così. Quei quattro sciamannati che c'erano intorno, mediamente abbastanza ignoranti, ma permeati di cultura ebraica, per carità, la vedono così, la raccontano così, e alla fine ci credono così, e si tramanda così, e ci sono dei paradossi. Tanto è vero che la Chiesa, in n scontri, anche violenti, ha sempre ribadito che dove c'era un paradosso, era proprio il paradosso, perché i razionalisti dicevano, no, sarà in un modo, sarà nell'altro. No, è proprio quella roba di paradossale. Ha continuato a dire quello, questa è la tradizione. Dice, ma siete matti? Sì, siamo matti. E così è. Dico solo due parole. Non è verificabile, tu dici, no? Se non è verificabile, io non lo so, non posso saperlo. Non certo, è per quello che sono agnostico. Se fosse verificabile basterebbe un teorema e uno sarebbe uno stupido se non ci crede. Se no l'agnostico c'è. Se è una dimostrazione. Se non è verificabile, non ho nessuna ragione da crederci, perché dovrei crederci. Sarei diciamo, arrogante se credessi, sarei incosciente, sarei così. Incosciente magari, cosa. Arrogante non vedo bene. Magari sarei matto, come hai detto tu prima, sono dei matti. La follia, no? Della cosa. Siamo affezzati. Cioè, non essere troppo matto. Eh sì, perché il problema della fede suppone, se fosse così evidente, non sarebbe fede. Quindi forse è proprio tante un altro tema per la prossima serata. E allora perché io devo credere in questi e non in altre cento? Sarebbe meglio se potessero tornare. Sì, sarebbe meglio se le domande, se ci faceste più domande e noi parlassimo di meno. Ci vuole un sacco di tempo. Io ho visto, infatti ho colto una frase che ha detto al professor Tartaglia in qualche parte del libro, adesso non ho presente. Avete scritto che da sempre ci sono molte più domande che risposte. E mi sembra che questa sera sia verificato qualcosa del genere. Benché già, risposte ne ho sentite, domande ne ho sentite. E poi adesso è chiaro che poi si sa che la fede è una scelta, vabbè, è dono di Dio, come si dice, però, però è una scelta personale. Di accoglienza o meno, quindi posso concludere, passo lo fa un altro, questo è il discorso, poi uno deve seguire il suo percorso. Sì, è proprio un percorso personale. Posso concludere con qualcosa che va bene per tutti, con due versi di Dante, no? State contente, umane genti, al quia, che se possuto veste soprattutto, dopo non era parato di Maria. No? Evidentemente dobbiamo essere contenti al quia, no? Poi ci sono tanti altri i quia, dei quia e così via, la pazienza, insomma, facciamo quello che possiamo. Va bene, allora, io grazie. I due autori e relatori. Se il prossimo libro che scrivete, diteci. La settimana prossima.